Negli ultimi tempi gli zoom super grandangolari hanno sempre più attirato l'attenzione dei fotografi, specialmente nel reportage e in molti altri generi di fotografia professionale vediamo immagini scattate con focali molto corte. Questo ha spinto anche i fotoamatori a guardare i grandangolari con meno diffidenza rispetto ad una volta e quindi a usarli di più. Infatti i grandangolari non servono solamente per riprendere i paesaggi oppure per riprendere in locali angusti, servono per tutti i generi fotografici. Quello che abbiamo qua tra le mani e quello che abbiamo provato è il Tokina 11-16 mm, un super grandangolo molto luminoso, infatti ha sempre la f2.8 a tutte le focali. Tokina è un produttore giapponese che si è specializzato nella costruzione di obiettivi di fascia alta. Infatti in questo obiettivo sono stati usati vetri ottici all'avanguardia ed anche la costruzione di meccanica fine è molto accurata. Noi l'abbiamo provato in situazioni di ripresa reale, in situazioni, come ho detto, diverse. L'abbiamo usato montato su Nikon D7000 e Nikon D200. I risultati ci hanno soddisfatto. Comunque, vedete voi dal servizio che segue i risultati che abbiamo ottenuto. Dopo i molti lanci di fotocamere mirrorless, Panasonic e Olympus, per non dimenticare la new entry Pentax, è ora la volta di Reflex, Canon e Nikon. Per quanto riguarda Nikon si tratta di due full frame, si parla di un miglioramento della D700, una D800 con un sensore a pieno formato da 20 mega e della D4, l'ammiraglia che dovrebbe andare a rimpiazzare l'oramai veterana D3. C'è poi un possibile miglioramento della D300, forse D400. In questo caso potrebbe essere proprio questa la macchina che verrà presentata il prossimo settembre.
Le indiscrezioni sono molte anche in campo avverso. Per quanto riguarda Canon, si parla anche lì di due full frame, in particolare dell'ammiraglia EOS 1D Mark V da 32 mega e di una EOS 7D Mark II da 24 mega, anche questa full frame. Entrambe dovranno avere il processore Dual Digic 5. Un altro possibile annuncio potrebbe essere l'EOS 5D Mark III. E le mirrorless? Per quanto riguarda i due più grandi produttori della fotografia, non sembra ancora essere arrivato il momento giusto. Certo c'è interesse da parte di Nikon e Canon ed è certo anche che abbiano presentato dei brevetti che riguardano questa tecnologia. Se poi questi si tramuteranno in fotocamere vere e proprie, francamente questo non lo sappiamo. Staremo a vedere.